Demetra, Persefone e Ade, il bellissimo mito dell'alternarsi delle stagioni, mitologie e leggende. Demetra era figlia di Cronos, il dio del tempo, e di Rea, madre degli dei. Ella era anche la dea dell'agricoltura, protettrice dei raccolti, dei campi e della fertilità della terra, ma avendo anche il potere di governare e regolare il ciclo delle stagioni. Dall'unione di Demetra con il fratello Zeus nacque Persefone, una bellissima fanciulla. Mentre in un mattino di caldo sole Persefone giocava con altre ninfe sulle rive del lago Pergusa in Sicilia, sopraggiunge un fortissimo boato come fosse un terremoto e la terra sotto i suoi piedi si aprì fino a creare un burrone da cui venne fuori un cocchio spinto da quattro cavalli di colore nero, il cui condottiero era Ade, il dio degli inferi, zio della ragazza perché fratello di Zeus, padre di Persefone. Ade afferrò la povera fanciulla Persefone perché innamorata di lei e con un forte desiderio di sposarla, e la portò via con sé nelle profondità della terra. Le terribili grida di paura della fanciulla rapita arrivarono fino all'Olimpo, alle orecchie della madre Demetra, che immediatamente partì alla sua ricerca per 9 giorni e 9 notti senza trovarla. Invano chiese aiuto agli dei, ma nessuno voleva dirle la verità. Nella sua lunga ricerca, con una torcia accesa in mano, Demetra rifiutò il cibo, ambrosia e nettare, e il suo corpo si bagnava soltanto delle sue lacrime di dolore. Finalmente, nel 10° giorno della sua ricerca, si rivolse al sole, che avendo pietà di lei e della sua sofferenza, le disse la verità. Non sapendo cosa fare, la dea Demetra si rifugiò in un tempio a lei dedicato, ad Eleusi, e si dimenticò di curare, accudire la terra, la quale, dunque, non diede più frutti, poiché tutta la natura morì. Una grandissima carestia iniziò nell'umanità, e non potendo gli uomini fare offerte e sacrifici ai loro dei, anche questi ultimi soffrirono tanto. Zeus tentò di far rinsavire la triste Demetra mandandole Iride, la dea arcobaleno, che però non ebbe successo. A questo punto il grande dio dell'Olimpo mandò il messaggero Hermes negli inferi affinché potesse parlare con Ade e chiedere di far ritornare sulla terra e dalla madre Persefone. Ade accettò la richiesta di Zeus, ma escogitò comunque un piano per fare in modo che Persefone rimanesse legata a lui e agli inferi. Prima di farla salire sul carro e spedirla sulla terra, le fece ingerire 6 semi di melograno che, secondo le leggi del fato, l'avrebbero costretta a ritornarvi per sempre. Infatti, questa legge diceva che chiunque mangiava del cibo mentre era agli inferi sarebbe dovuto ritornare in questo posto in eterno. In pratica, Ade fece in modo che Persefone fosse per 6 mesi l'anno sulla terra e per 6 mesi l'anno agli inferi. Ecco il motivo dei 6 semi ingeriti. Demetra, la madre, accettò questo compromesso pur di avere sua figlia. Ogni anno, dunque, nel momento in cui Persefone, per 6 mesi, ritornava a stare con la madre Demetra, la terra rifioriva, si ricopriva di prati, fiori e frutti maturi, e dunque si assisteva al periodo della primavera e dell'estate. Mentre, quando Persefone ritornava agli inferi, per gli altri 6 mesi dell'anno, il dolore e il pianto di Demetra era tale che tutto sfioriva sulla terra e arrivavano autunno e inverno. Se ti è piaciuta questa storia, iscriviti al canale, lascia un like, un commento, condividi il video e a presto con un'altra storia, leggenda e mitologia.